4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, prova, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, prova, prova. Tutti e tre accesi, sempre. Buongiorno, come sta? Tutto bene. Possiamo partire, va bene. Buongiorno. Grazie a tutti di essere presenti Thank you for all for having come at the first ever press conference at our new club headquarters, Casa Milan. Il nostro direttore commerciale, I'd like to thank our commercial director and also Fabio Novembre, famoso in tutto il mondo, che world famous architect, bisogno di presentazioni. Who has no need of presentation. Se nella mia voce percepite oggi un po' I'd like to apologize in advance for my voice. Non solo perché è la mia prima conferenza stampa, ma soprattutto perché press oggi presentiamo quello che per due anni è stato. But also because today we will be presenting something that for the last two years il sogno di has been my dream and has been the dream of so many people that have participated in this project immaginato, and together with me have e realizzato. Managed to realize per this dream of the new Casa Milan. Vorrei partire dal concetto di famiglia, perché I think per me I'd like Milan to start molto più di una semplice with azienda. The concept of family. Obviously for me it's much more than a simple appunto, business. Pensiamo che quando una famiglia we believe that progettare il proprio futuro, when a family plans their dalla future, casa. The important thing is to start from the house. Più funzionale, you need adatta a functional a house tutte quelle che, sono le nostre sfide, le and something that is capable of
holding all of our challenges and our dreams for the future. We also wanted a house, a place where people could meet, and a place that would be open to all our fans, to the city of Milan, and indeed to the entire world. Ci è dispiaciuto molto salutare Via Turati. Obviously it was a bit wrenching to leave Via Turati. Quasi 50 anni. A place that's been our club headquarters for almost 50 years. Diciamo che moving from Via Turati was difficult as we no longer had a possibility to grow within the old club headquarters. Guardando al futuro diventa fondamentale. And obviously looking towards the future, planning is fundamental. Abbiamo deciso di and cedere Via Turati e we grazie to alla vendita di questi spazi siamo riusciti a realizzare questo ambizioso progetto. We've managed to put together this ambitious project of the new Casa Milan. Non solo gli uffici e non sia un luogo esclusivamente per i dipendenti del Milan, ma this is not only a place for club employees and for offices, possa anche avere un importante utilizzo commerciale, but can also have an important commercial use. Sicuramente una operazione coraggiosa, it's a courageous operation ha una on our part, valenza in termini di sviluppo del nostro brand. And in terms of development for our brand, it's definitely a huge step forward. Quindi diciamo un progetto che è il primo risultato tangibile di questa nostra voglia di of our desire to change and to rethink our development model for the club. Poi ci tenevo appunto a dire che I also wanted to say this is a unique challenge for us in what are difficult times. For the club, the economic situation facing the club at the moment is definitely not favorable, but we have a lot of belief, we believe in ourselves, and we think that by investing in this place, in Casa Milan, there will be benefits in the future, tangible benefits. That will help us to grow in the future. Anche a ribadire l'impegno della mia famiglia, and so I'd like to underline once again the commitment on the part of my family that has never been missing over the years, continuare a valorizzare questo asset e that we are continuing to valorize the asset we have sede, diciamo, in AC Milan. Colloca all'interno di una strategia and più ampia, this is a project that is connected to a wider strategic plan from the club. A questo possa essere di supporto alla fase sportiva e che appunto ci thanks possano to this, essere it will be a help to the sporting sector of the club di nuovi calciatori che ovviamente and can rappresentano also anche allow la nostra us garanzia to per move towards the purchase of new players which will guarantee the future success of the club on the pitch. Anche che I nostri prossimi obiettivi commerciali che our next commercial objective di almeno un triennio riguardano well, appunto il consolidamento plan, e la consolidazione del and brand, of poi the brand, lo sviluppo attraverso as well as the un marketing sempre più strutturato del merchandising e del retailing. Casa Milan retailing. È l'esempio perché poi Casa Milan appunto, is an example for this, mostreremo il perché as we will show. Il perché e sicuramente anche l'aumento della nostra presenza su tutti quelli che sono i mercati asiatici in our, e medio orientali of our presence in Asian markets importanza per il is sviluppo of course of fundamental un accenno allo stadio anche lo future stadio development è of the club. Una tematica che noi stiamo appunto vagliando in questi ultimi mesi è dal mio punto di vista quello che ci potrà realmente permettere from my point of view, di fare something that can truly un allow us balzo in avanti to make a huge step forward con tutti quelli che sono I club, and allow diciamo, us to compete with the da un punto di vista bigger clubs e quindi anche in commercial terms the world over. Europei.
Per quanto riguarda appunto Casa Milan, ci tengo a dire che non sarà appunto la casa solo Milan, dei dipendenti del Milan, ma said, anche not simply an office dei tifosi, for club employees, di tutti coloro italiani e stranieri che avranno voglia di Italian and foreign, storia, all of those who wish to get to know our history and to participate in the club's quindi present and future è quello di creare within what have always been our values. E unione. Ovviamente per chi ci verrà a trovare avremo progettato un percorso emozionale di grande intrattenimento che si sviluppa diciamo attraverso tre fasi. Us, la prima riguarda il museo che verrà chiamato Museo Milan, poi ci sarà Club Museum, uno store che penso per la prima volta sia gestito direttamente dal Milan, e infine club will, un ristorante che prende ispirazione dal famoso ristorante di Milanello. Io so che molti di voi appunto hanno avuto modo di assaggiare le pietanze proposte, che sono di grande qualità, di ottimo gusto e anche sane, perché appunto sono preparate per i nostri atleti. Ma a breve sarà il dottor Kalma che entrerà nel dettaglio di questa struttura. Speaking about the details regarding zona. This. Allora, noi abbiamo something about the neighborhood di, here. Trasferirci nella zona del Portello, una we zona decided to in move forte to Portello neighborhood. Dal nostro punto di vista è vicino allo stadio view, e è anche in una posizione strategica per raggiungere strategically Milanello, positioned. E quindi anche da un punto di vista easy to get to from Milanello as well, from a logistics e, point of view. Sicuramente perfetta per rappresentare works. Un po' il cambiamento e la dinamicità che a mio avviso si lega molto bene con quelli che sono appunto i nostri programmi di sviluppo futuri. Il Milan da sempre, oltre ad avere un AC importantissimo ruolo nello sport, club, ha anche una funzione sociale a cui noi teniamo moltissimo, e anche per questa ragione speriamo con questo nuovo progetto di dare un forte sviluppo a questa nuova Casa Milan project as well. Un'ultima considerazione vorrei farla sulla piazza, la piazza che ci ospita, a fianco alla quale sorge il nostro edificio. È una delle piazze più grandi di Milano e noi tutti abbiamo un desiderio. Abbiamo il desiderio che questa piazza in futuro, in un futuro molto vicino, possa diventare la sede in cui i tifosi celebreranno i futuri successi our dream sportivi is that di Milan, e quindi the future sporting successes of AC Milan will be celebrated here in this neighborhood, in this piazza, and that is the dream of ringraziare in particolare ours, per il suo contributo la dottoressa as we open Elisabetta these Bertini, new direttore generale operations e progetti speciali, perché è la persona che ha guidato in questi due anni e coordinato l'intero progetto, quindi grazie da parte di tutto il Milan. A questo punto passerei a presentarvi il like video che abbiamo preparato appositamente per questo incontro e che in qualche modo spiega meeting, quelli che sono i contenuti explain da cui abbiamo dato origine a Casa what Milan. It is that we're trying to do here at Casa Milan. Good day. Now it's up to me to explain the functions of Casa Milan in more detail. Insieme ovviamente creano Casa Milan, un nuovo luogo, ma sono anche interessanti in quanto prototipi per quello che pensiamo di fare. This place is actually in giro del mondo. Interesting insieme, as a prototype as to what we could do the world over.
come funzioni specifiche, ristoranti, as regards specific functions, the restaurant, the store, etc. Il percorso pubblico standard, diciamo. Il pubblico normalmente arriverebbe dalla strada, a livello qua sotto. The public will be arriving here from the street, just outside, at the museum, the museum entrance. Il museo si chiama Mondo Milan, proprio perché Mondo Milan, Milan's World. Non vogliamo solo raccontare la storia, guardare indietro, ma we didn't just want to talk about history or looking back within this museum. L'esperienza di Milan, quindi parleremo anche del presente e un pochino del futuro. As a result, within the Milan Museum, we'll also be speaking about the present and the future. Infatti, li utilizzeremo molto in un modo molto intenso. A very intense experience. Il percorso parte dalla storia. In un modo fisico si percorre physically, nella prima sezione. The visit starts from the past. E raccontiamo questa storia in tanti modi diversi. And this is a story that we will be telling in many, many different ways, statistically, video, foto, in terms of pictures, anche, videos, photos, parlando dei temi, delle ere, but also speaking più about the themes of the years. Come what was happening in those times. Ci sono una serie di schermi interattivi per approfondire anche di più. Numerous interactive screens. Questo porta ad una sala trofei. This will bring you una to sala, the trophy room. Dopo vedremo un render which we'll show che you proprio shortly. Presenta in un modo giusto, penso, i tanti trofei che il club and ha vinto negli anni. It will be the best possible way to present all the numerous trophies that the club have won over the years. We also have a type of Hall of Fame, the Gallery of Champions is what it's called, sapere di più, vedere azioni, interviste, tutto find tutto, out more su about 100 giocatori, the 100 players, importanti nella nostra storia. The 100 most important players in the club's history in terms of interviews, per, content, rappresenta, match la highlights. Presenza di Milan nel mondo, attraverso le scuole, I campi, le vetture, then we'll be able to show AC Milan's presence within the world in terms of players, football schools, fans. Milan è presente nel mondo, nel passato e nel presente. E poi ci sarà una the club's presence worldwide grande through the past, present and future. Parleremo proprio del Milan di oggi. All of which brings us to the club as it is today. There's a section dedicated to our Ballon d'Or winners. E questo è più o meno il percorso. Importante in tutti I musei è che the important thing about this entire museum, perhaps the most interesting aspect is the technological aspect. Lo abbiamo anche preso sul serio qua. Lavorando something that we've spent a lot of time working quite seriously on. Con cui abbiamo sviluppato una serie di cose. Ci saranno we've tanti schemi developed interattivi, numerous things in conjunction with Google, tutto quanto, interactive screens. Ogni visitatore avrà un braccialetto RFID che registra, in cui è registrato l'età e la lingua. Quindi each visitor will be given a bracelet which will register their language as well as their age. Un bambino vede un altro museo di un adulto o vedo un altro museo, almeno nella lingua il cinese confronto all'italiano. Linguistically, of course, that will be very important. Personalizzata. It will be a personalized experience within the AC Milan Museum. Con cui lo smartphone, che ormai quasi tutti ce l'hanno, vedo anche qua tanti smartphone, diventa proprio uno strumento in più, un secondo schermo, oppure un audio guida per vivere un museo e così via. Potrei continuare per un po', ma non svelo tutto. I could continue telling you about these things, but I don't want to give away everything just yet. Il museo si evolverà anche dopo. Obviously, the museum will also evolve over time. Sale una scala e si arriva nel negozio, che a questo punto siamo a livello piazza. Above the club museum, at the level of the piazza, there will be the club shop, the store. Dalla piazza direttamente. L'impostazione del negozio è un po' particolare.
ci siamo detti non vogliamo fare the un merchandise layout store, of un, the un store is rather unique. We didn't want just another normal store. Milan Mega Store, Galleria San Carlo, Corso Vittorio Emanuele. We didn't want to follow the model of the Milan Mega Store in the gallery in the center of the city. Un experience store. We tried to make more of an experience store. Negozio pieno di meraviglie. Abbiamo selezionato i prodotti a store più belli filled with wonders del nostro mondo, prodotti in anteprima che non si trova ancora da nessuna parte, prodotti in esclusiva, products that are not available in other stores, brandizzati world exclusives for the Milan store, memorabilia, firmati, memorabilia, obviously autographed goods, anche prodotti in serie limitate, prodotti molto limited edition products, prodotti very special tecnologici, products, also technological as well. Last but not least, una libreria che non esiste davvero, and of course a library dedicata, dedicated Milan, con tutte le to the club world, to the AC Milan world, which would obviously be exclusive and unavailable anywhere else in the world. Sentito che quello doveva essere far parte proprio di questo negozio qua, il Milan Store. All of this exclusiveness would be a large part of what the AC Milan store would be about. From there you can move on to the restaurant, which is still on the ground floor level. Bar, tavolo, 105 pubblico, seating non è solo positions, sera, 45 standing. I dipendenti. Questo è un mondo dove il mondo Milan, we are AC Milan, viene insieme. Sarà aperto this is a place for both employees and visitors. AC Milan world, we are AC Milan all together. Nella mattina, durante il giorno, fuori i pasti, diciamo, è un bar, per prendere un caffè, un aperitivo, un panino, quello che sia. Be a restaurant as well as a bar open from the morning per dire, throughout the whole la day. Mensa. Diventa il ristorante dei dipendenti, ma ugualmente at lunchtime, of course, it'll be the cafeteria for the club's employees. Il momento di pranzo insieme si riesce a mischiarsi con giocatori, dipendenti, tifosi, tutti quanti. And obviously, durante within cena, this hour, diventa un filo più elegante. Employees as well as players as well as whoever's at Casa Milan no, will be in the same place as the visitors. Di troppo esagerato. E poi ovviamente quando c'è una partita, obviously during matches, a Casa Milan non si fa una cena romantica quando c'è una partita, chiudiamo il ristorante, the restaurant schermi, will of course be closed la partita insieme during con matches. Non è un ristorante a tema. It's not a themed restaurant. Non è tutto colorato rosso nero. It's not all painted red and black or anything like that. È un ristorante nostro, proprio del nostro restaurant mondo. Come aveva già detto Barbara, si chiama Cucina Milanello. It's going to be called Cucina Milanello, as Barbara Berlusconi already la mentioned. La storia è molto semplice. Quando il progetto è partito, the idea was simple. When the project started, della nuova sede, parlando al ristorante, parecchi dipendenti hanno detto, ma perché non prendiamo i cuochi di Milanello? Abbiamo many of the club's employees actually mentioned, why don't we just use the cuochi, club's cooks from the Milanello Sports Center? Per i pasti, per i giocatori, staff, ospiti, those who di Milanello prepare the meals for the players and the staff. Dentro il nostro mondo importante, qualità, ingredienti, quality di ingredients qualità, of course at the basis of everything, ma allo stesso tempo molto salutare, e questa combinazione, and of course a very healthy non meal si trova, non si trova spesso, e ovviamente è importante, abbiamo gli atleti top, devono essere non solo motivati ma anche nutriti, obviously our top class athletes sono molto affezionati, need to be not only motivated but also well fed. I cuochi hanno raccontato bellissimi aneddoti di ex giocatori, non menziono
nomi che hanno comunque chiamato da altri club per mettiti dal cuoco. Our club chefs have various anecdotes about players who've moved to different clubs, actually phoning up Milanello, where they used to play, asking for recipes. And it'll be the same menu as what the players are eating at the Milanello Sports Center. Permetterà un modo molto semplice immediatamente alla fonte per dire tutti gli abbonamenti, I biglietti del Milan. Noi ritenevamo questa una funzione essenziale, quando sei a Casa Milan devi poter comprare I biglietti. Obviously tickets will be available within Casa Milan, match tickets. L'ha già descritto molto, molto bene. Offre tante possibilità di vivere Milan, soprattutto anche Casa Milan will offer a lot of abilities to enter the club world. Ci sarà un maxi schermo. There'll be a big screen. Dopo lo vedete nel video. You'll be able to see it. Su quel lato là, sul lato alto, corto, dove facciamo vedere delle immagini e dei filmati. Questo sarà inaugurato, diciamo, films and images. Quando sono uno dei posti pubblici principali dove si può vedere a Milano, dove si può vedere I mondiali, le partite del nazionale. And of course this will be one of the few places within the city where you'll be able to see the Italian national side during the World Cup. Per creare delle cose fuori, per creare un posto vivace dentro e fuori per I tifosi, per tornare e vivere la loro passione. Parte di tutto questo è parte anche del servizio. Offriremo una rete Wi-Fi a gratis qua sulla piazza all'interno. Also throughout the piazza in Casa Milan there will be free Wi-Fi open available to everyone. Di offrire altri contenuti di valore aggiunto a chi viene. And we have future plans for more content to add value. So to summarize, it'll be a place for the fans to live their passion together with the club employees, players, sponsors. Questo concetto e soprattutto anche tutte le queste varie funzioni. This concept and all the various functions. Se posso dire davvero eccezionale da Fabio Novembre è su studio. Fabio Novembre has really done a fantastic job. Una forma, una identità visiva a tutto questo. The form and the identity of the project. Il nuovo Milan. Has been extremely adesso c'è un video well realized, and now we have another short video for you.
Signore e signori, buongiorno e benvenuti. Ladies and gentlemen, sono molto orgoglioso di questo video perché appare abbastanza chiaro da questo video che l'architettura non ha e non può avere scopi meramente funzionali. Architecture that shows a functional aim. La chiesa di Milano non l'avremmo costruita in marmo di Candoglia, riempita di guglie, vuol dire evidentemente aveva dei messaggi da veicolare. It's something with a message. Altrettanto noi. Within it. Otherwise, io passo veramente. Io sono abbastanza antico, sono un uomo molto antico, mi considero tale. Old-fashioned type sono partito veramente, oltre che dagli input meravigliosi di questa. Apart from the input given to me by Barbara Berlusconi next to me. Il nostro team. Il nome del nostro team. Se ci pensate, AC Milan. Nomen omen i latini. If you think about it. Il destino è nel nome. Milan non è altro che la traduzione inglese del nome della città. There's a saying nomen omen, the destiny within a name. La mia città è diventata la mia città. Pensateci, nella parola Milan. If you think about the word Milan. Traduzione inglese del translation. Milano, c'è anche la parola uomo, c'è la parola man. There's the word man within this qui word. Partiamo noi, cioè, and that's è l'uomo, that's the concept that we started from. Con le sue azioni it's man with his actions who can change the course of history. Diventa, è una sorta di nuovo umanesimo che vogliamo inseguire. A type of new humanism that we're trying to follow. Nuova di questo club. E l'uomo al centro poi, voglio dire, riportato in architettura, pensate alle center, figure classiche delle within cariati, architecture, if you think of the classic images. Cosa servivano? Servivano essenzialmente a non spaventare le persone. A dare comunque it was always something that was there not to scare people, to give a more human element. Di strada in questo edificio e lo sono altrettanto nell'immagine che daremo all'esterno. Quindi l'uomo al centro, neo-umanesimo. La parola new man humanism. Si streccia, diventa motion. In fondo voglio dire, guardate, Milan, noi if you stretch the word a little bit, you get motion. Che noi esseri umani abbiamo un lato A e un lato B e due. All human beings have a front and a back, e sinistro. Left and right. In fondo, quindi siamo come un vettore, no? Un vettore c'è la direzione, c'è so il we verso. We have direction, quindi we have movement. Tutto assume significato quando and l'uomo all si assumes, muove. Quando everything assumes a movement when a man moves. E infatti vedete che la nostra storia, che è fatta di attimi molto importanti che hanno caratterizzato la storia del club, non facciamo altro che prenderli e strecciarli, made come se volessimo dilatarli all'infinito, per farli durare il più possibile. Take these moments and we stretch them. È una cosa molto buona, se ci pensate, them. Anche solo un effetto dell'organo visivo, quindi dei nostri occhi, quando esperiamo la velocità, non fanno altro che sfumare le immagini. Speed, e queste immagini sfumate veramente accompagnano il dinamismo all'interno di questo edificio che speed by us. È come un motore che pulsa. And this is something about Casa Milan, it becomes almost like an engine pulsing. È sempre unidirezionale, esattamente there's come always vettori, movement. No? Direzione verso punto di applicazione. Cos'è che ci manca? Ci manca l'emotion. Ci manca quella E messa davanti a motion che cambia tutto. Quindi non dimentichiamoci che alla base then after that the only thing that's missing is emotion. Della famiglia Berlusconi. And if we think about the Berlusconi family. Che è una cosa bellissima. Io trovo meraviglioso che i messaggi a un something certo punto hanno bisogno wonderful. Di essere veicolati. Se non ci fosse questo microfono mi sentireste male. E questo è la comunicazione, esattamente l'amplificazione del the messaggio. L'emozione è amplificazione which del is so important, the amplification non of a message. Non avendo un verso, ma esprimendosi a 360 gradi. Allora vedete che queste diventano esattamente gli ingredienti, proprio estetici anche, di questa architettura comunicativa. Quindi communicative architecture. Nel video abbiamo queste è come se fosse avete presente il simbolo del Wi-Fi con so queste if you think onde about di propagazione the Wi-Fi symbol. È esattamente quello che è il Milan oggi. It's il like Milan è un AC Milan today. Nello stagno placido del calcio internazionale. Noi vogliamo siamo un'antenna. We want to expand like an antenna. Questo non credo in world football. Che ci sia niente di arrogante in questo. I don't think there's anything arrogant about this. Nasce nei club inglesi. Erano football comes from the English clubs. E un insegnante, infatti il capitano non è altro che il ruolo dell'insegnante, ecco perché so there was 10 players and one captain who also worked as a teacher. Che pur nascendo in un contesto, diciamo, di assoluta eleganza, di assoluta nobiltà, poi diventa invece lo sport più
popolare e diffuso del mondo. Despite the fact that it came from noble origins, it became the most popular and widespread sport in the world. Quindi quando inizi a parlare di uomo, di movimento e di emozione, so when I talk about man, tutti, movement and emotion, everyone follows that. Applicare, and this is the idea that we try to implement here, essential ideas. We want it to be the sport that we are representing, open to everybody. Io questa sera alle 8, se volete trovarmi, gioco in un campo di calcio che si chiama Vismara. Cioè, è uno I sport love this prima Barbara game. Parlava di famiglia. If you guys want to hang out tonight, I'll be playing football at the Vismara Sports Center at 8 o'clock, and there's a huge difference between the individual sports and the team sports. Noi giochiamo sempre in squadra. Questo We're questo pianeta è uno sport team. Di squadra. This quando impareremo planet, a capirlo it's a team meglio, sport. Tutto funzionerà immensamente meglio. Comunque. When you work in a team, everything works so much better. Pensate anche a questo, altro dettaglio, scusate se vi annoio, ma per me il calcio è veramente uno sport meraviglioso, anzi quando m'hanno chiamato, football really is a fantastic sport for me. Come calciatore, no, come architetto, perché veramente io lo amo questo sport. Sta di fatto, immaginatevi l'assurdo teorico di questo sport, no? Noi abituiamo il nostro corpo con una delle parti meno sensibili che sono i piedi a calciare quel simbolo di perfezione platonica che sensitive parts of our bodies are our feet, but yet that's what we use to play football. Sta di fatto. Un'ultima considerazione e vi lascio. One last thing. Pensateci, like quando parliamo di calcio, when we talk strano, about football, non diciamo mai lo sport del calcio, noi diciamo sempre il gioco del calcio. We never say the sport of football, we always say the game of football. Potentissimo. And the game has such a strong value. Abbiamo dei figli piccoli. E ci both myself conto and Barbara, gioco, we have both have young children. Tutti i trattati di pedagogia miliari, importanti, e la parte fondamentale per l'apprendimento dei bambini. Ovvero il gioco ha le sue regole, ma in più rispetto every allo sport game c'è una has its ludica, rules. Che è quello che fa sempre la differenza. Vi lascio, quest'anno noi facciamo 115 anni nel 2014. E quindi è un compleanno in molto bello, tutti i compleanni sono molto belli, ma mi piace lasciarvi con una citazione che io amo I'd molto. I'd like to leave you with a quotation. È molto bello perché lui dice non si smette di giocare perché si invecchia. You don't quit playing because you get old. Semplicemente. You get old because you quit playing. Quindi noi continuiamo a giocare con grandissimo So that's why we keep on playing. So thank you very much. Bene, grazie Jaap, grazie Fabio. Thank you Jaap and thank you Fabio. A questo punto se avete domande possiamo If there's any questions that you'd have, I think we can move on to that. Dottoressa Berlusconi, nei suoi primi mesi di impegno al Milan ha puntato molto su questa nuova bellissima Miss sera. Berlusconi, in your first Casa months Milan at the club, this has been a huge project for you. Di nascita e di sviluppo di tutte le iniziative rossonere. Will this place become the birthplace of all new club initiatives? Barbara responds, well, I certainly hope so. La nostra sede passata di Via Turati, come ho detto our old headquarters in Via Turati, era una sede che, in cui noi abbiamo lasciato il cuore. Ma we really left our hearts there. Purtroppo non ci permetteva di entrare in but contatto unfortunately, Via Turati didn't allow us to have that essential contact with our fans. Noi lo portiamo avanti e ci crediamo per loro soprattutto. Everything we do is for the fans. All the development we move forward it's all for the fans. La sala consiglio in Via Turati, 1500 metri quadri di spazio, due sale riunioni, ovviamente non ci permettevano anche da un punto di vista funzionale di lavorare in even condizioni ottimali. Nella sala consiglio erano esposte to work tutte well. Le coppe che il Milan ha conquistato in anni straordinari here at Casa di storia Milan, we di have every trophy e ever won by the club. Visitare la sala coppe bisognava chiamare il centralino. Io penso in the old Via Turati, in order to get a look at those trophies, you had to phone someone up, you had to make an appointment, you had to find the correct moment for when the room was actually free because it was actually a working space as well. Venire a ammirare le coppe e poi insomma uscire anche so you'd come to Via Turati, see the trophies and then leave. Ecco, noi questo non lo potevamo permettere. And obviously this is not something that we could allow. Gli italiani ci siamo confrontati tante volte pensando non sarebbe
stupendo avere un luogo in cui accogliere tutti i tifosi milanisti e permettere di Wouldn't it be fantastic just to have a place where all the fans could come? Nel momento in cui credono che trofeis opportuno to get to know the club better. Allora, è proprio da lì che nasce l'esigenza di creare e di avere un basis spazio of this aperto new project, che ci possa veramente mettere in relazione con tutto il mondo rossonero. Get into contact with its fans. Io credo che questo ci dia tutta una serie di opportunità per sviluppare, come lei mi ha chiesto, moltissime iniziative. This also allows us to develop far more sponsor. Abbiamo broad initiatives with our sponsors alle nostre spalle, dove dopo ci sarà anche un ricevimento, e questo la potremo utilizzare appunto per delle iniziative di tipo commerciale. Non also solo abbiamo una piazza in cui contiamo di portare avanti numerosi eventi. Questo deve essere proprio un luogo che ci permetta di costruire, di entrare in relazione this con to be i nostri a place that allows us fare in to modo build che la grande famiglia di Milan si realizzi in un punto so concreto, non più ideale, family, perché AC Milan questo è un luogo dove ci sono grows, e dove lavorano quotidianamente tutti i dipendenti del not Milan, a place è un luogo where people in cui work spesso, and do their 9-to-5s. Sempre più spesso, verranno a visitarci moltissimi dei nostri calciatori, ed è un luogo dove noi vogliamo appunto portare provare a fornire sempre più visit, emozioni e sempre più iniziative che and possano coinvolgere i nostri we're hoping to start as many new initiatives as we can. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi sono segnato, quando lei ha parlato prima, gli obiettivi commerciali del triennio. Parlava di consolidamento e sviluppo del brand, dello sviluppo merchandising, e mi interessa previously un altro punto. You spoke about Faris, cioè brand development so over a three-year plan. Ha rilasciato interviste recentemente alla TV di Stato cinese, a televisioni giapponesi. Ovviamente il brand del Milan è ben especially conosciuto, è sempre più conosciuto Asian ai tempi market, di Milan. È andato Yokohama a vincere, che Japanese and Chinese television stations. L'acquisto di Honda. Ecco, ci sono degli sviluppi particolari, ci sono delle iniziative future per quello che riguarda soprattutto il Far East. Sì, assolutamente. Io, oltre al Far East, yes, of course there are. Medio Oriente. And not only the Far East, but also the Middle East. Appunto di incrementare la nostra presenza in questi territori. We want to increase our presence in these territories. Attraverso il B2B, quindi comunque through business-to-business initiatives. Noi e aziende che vogliono legarsi al nostro marchio. We want to get attraverso businesses connected to our brand, e sponsor, local businesses ma and sponsors. Non basta perché noi ci siamo resi conto che abbiamo un potenziale in questo momento the potential non for this 100% club hasn't been fully expressed the world over. Più di 140 milioni di tifosi in tutto il mondo. We have more than 150 million milioni di tifosi in Cina, quindi contro i 7 milioni di tifosi che 22 million fans in China alone. Quindi un mercato sicuramente pronto a riceverci e pronto anche a permetterci di sviluppare tutta una serie di iniziative che prendono anche proprio origine da Casa Milan. Secondo me un dato interessante è proprio quello legato allo sviluppo commerciale di questo nuovo progetto. Possiamo quasi chiamarlo un format di Casa Milan commerciale. Io parto proprio settimana prossima e vado a fare un viaggio appunto con Dottor Kalma, andiamo negli Emirati per the Arab Emirates, anche di incontrare i dirigenti di Fly Emirates, where we ma to non meet solo, the andiamo a parlare of Fly Emirates perché ci sono moltissime realtà interessate a riprodurre questi nostri punti retail nelle più importanti città, sicuramente negli Emirati Arabi, looking to develop Dubai, our retail points ma, in Dubai and the United Arab Emirates, anche in Cina, in Asia, I would like to do the same thing in China and in Asia, anche differenti come quello ad esempio statunitense. Questo perché? And perché another noi ci objective siamo resi conto is also the American che il punto market di contatto è fondamentale. Non possiamo pensare di essere presenti in un territorio senza point avere un punto in cui effettivamente il sostenitore possa incontrarci. E crediamo, grazie al fatto di aver elaborato questo format, di poterlo riprodurre nei prossimi anni appunto in molte città principali del, and we'll del, be del mondo. To use this sicuramente model anche il mercato in various statunitense principal per noi cities è the world
over. Importanza. Tuttavia lì stiamo studiando un progetto di tipo differente che non riguarda in esclusiva il mondo, il mercato del calcio, ma che riguarda più il mercato del benessere, possiamo dire così. Il progetto è Milan Lab. Noi ci stiamo credendo molto, stiamo lavorando oramai da Milan Lab also have various well-being initiatives on the move. Un'iniziativa con una grandissima potenzialità, quello è un mercato pronto a ricevere un prodotto di questo tipo. Non vorrei entrare nei dettagli durante questa conferenza stampa perché sicuramente nei prossimi mesi ci sarà l'occasione per potervelo presentare. Comunque sicuramente l'obiettivo è quello di cercare di superare i confini italiani e riportare quello che abbiamo in Italia potenziato anche past the Italian borders and to develop our brand abroad. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Dunque, stavo guardando, come diceva, nuova sede, innovazione, sto vedendo megastore, museo, ristorante, club headquarters, megastore, museum. Programma in arrivo nuove figure strategiche e ancora le chiedo Casa Milan come meta turistica ad esempio alla maniera del Barcellona, Camp Nou e ad esempio il museo di Barcellona fanno più di 1 milione di visitatori all'anno, anche questa è una strada Barcellona per quella diversificazione dei ricavi che ritengo sia una medicina museum, per un bilancio sano. So much money for the club. Sicuramente noi in questo Absolutely, momento yes, that is the model that we're looking for. Dei nostri ricavi dipende per un 60% dai diritti TV, un 15% all'incirca. At the moment we've got 60% coming from TV rights. Penso che sia chiaro and che I think there's a lot more money to be made from our questi introiti e branding activities. Uno dei modi dal nostro punto di vista per poterli bilanciare è quelli di investire nel commerciale. So in order to balance our books we're hoping to invest in commercial activities. E ovviamente ci saranno dei tempi in cui verrà valutata la positività dell'operazione. Comunque, insomma, noi pensiamo che possa essere un'iniziativa molto importante. But this is the start of what we think was a very important initiative. Buongiorno. 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 Volevo chiederle, ereditare un'azienda è abbastanza semplice. Mi sembra un po' più complicato ereditare una passione. Volevo chiederle come ha ereditato la passione Milan e che cosa le ha detto il suo papà presidente quando inheriting a club is quite easy but inheriting a passion perhaps not so much. I'd like to know. Guardi, dal mio punto di vista le passioni non si ereditano ma si ispirano. E devo dire from my point of view, passion is not something you inherit, but it's something that you breathe and you inspire. Portata allo stadio fin da bambina. I've been coming to the stadium with my father since I was a child. Esserci un po' cresciuta. I've grown up within the club. Devo dire che poi anche nel rapporto che ho soprattutto insomma intensificato in questi ultimi anni con mio padre, the relationship I have with my father, da parte sua moltissimi consigli. That allows anche me se to poi ogni tanto lui receive passa numerous dare consigli, advice in modulo from tecnici him. Di formazione, a questo punto io gli consiglio di chiamare il signor Galliani perché di certo con me il confronto diventa difficile. Of course, when he starts talking about players and formations, I advise him to speak to Adriano Galliani rather than myself. Buongiorno. Senta, anche questa sede dimostra come c'è appunto questo grande interesse, grande sviluppo nel tentativo di aumentare this i ricavi. Headquarters just shows anche how se chiaramente l'anno prossimo bisognerà fare commercial i conti con delle perdite abbastanza evidenti per quanto riguarda purtroppo season, la mancata qualificazione in Champions League. Ecco, club won't se be playing in the Champions perdite, League and that will be a, diciamo will a livello be a big sportivo, loss. Cioè mancati introiti UEFA, mancati incassi al botteghino, eccetera, l'aspetto è abbastanza chiaro per quanto ci riguarda. Ecco, volevo sapere che incidenza invece ritenete what, che possa avere questa mancata qualificazione nel vostro rapporto con gli sponsor, magari will that have nel, on the club and on your relationship with sponsors the fact se that you won't cioè be playing Champions League magari football degli sponsor next season. Che potrebbero rivedere o addirittura allontanarsi dal Milan in relazione sponsors that will non take a step back from the club as a result sotto questo aspetto.
Guardi, dal mio punto di vista noi veniamo da anni buoni, nel senso che from my point of view, anni fa abbiamo vinto appunto lo scudetto. Coming from very very good years, two seasons ago we won the title. Prima al secondo posto, poi al terzo posto. Quest'anno abbiamo partecipato alla Champions League. Sicuramente l'anno prossimo, che probabilmente non ci vede presenti nella Champions. We won't be playing the Champions League. Crea qualche dispiacere e sicuramente delle complicazioni per quanto riguarda gli introiti. Source of disappointment and it will complicate things in terms of income. E soprattutto lo vediamo sempre anche facendo il confronto con altre squadre importantissime europee. But support, obviously, even comparing AC Milan with other great clubs. Negli ultimi 30 it can be a cynical business, but I mean we compare well with many of the other big clubs. And I don't think a single season would be a big change for the value of a club. Devo dire che sicuramente se difficoltà di questo tipo ci potranno essere, noi siamo pronti a lavorarci con intensità, ma ovviamente non si può ridurre tutto il valore del brand Milan a una sola stagione con dei risultati non brillantissimi. Quindi da questo punto di vista non sono preoccupata, sono sicura che anche da un punto di vista di investimenti, come ho detto in precedenza, mio padre Fininvest vogliono continuare a credere in questo asset e a valorizzarlo. We continue to believe in this asset and to valorize it. Io ho una visione molto positiva riguardo al futuro del nostro club. Positive future vision for this club. Thank you. Buongiorno Barbara. Siamo qui in questa bellissima sede dopo 40 anni, dopo quasi 50 anni in via Turati. So here we are in this new head club orders after 50 years in via Turati, almost 50 years. Qualcosa di concreto. Si può cercare di intuire quando e come si arriverà al nuovo stadio, quali sono gli sviluppi. What can you tell us about plans for a possible new stadium? Abbastanza certa, perché poi, come hanno dimostrato altri club in Italia, lo stadio è importante. As other clubs have already shown per in the Italian League, per incrementare la passione dei the stadium is of course so important. Più importante direi fondamentale. More than important, I would say the stadium is fundamental. Un balzo in avanti, la costruzione dello stadio di proprietà per un club by making è your own base, stadium. It's everything for a club. Tuttavia noi abbiamo un club che disputa il campionato in Italia, siamo nel sistema italiano, un of course we're an Italian club, we work in the Italian system. Non ci agevola. E nonostante questo, which makes things far more complicated. È un imperativo quello di voler tentare a but nevertheless an attempt to make a new stadium is a big imperative for us. Sicuramente non è semplice. Stiamo it's vagliando not an easy thing tutta to do. Una serie di ipotesi we're e looking at a series of different hypotheses. Quale può essere la zona ideale ad accoglierci. Sicuramente avete sentito parlare dell'area best neighborhood. Expo, è un'area che noi I'm sure you've valutando. Spoken ci sono anche or you've heard about the Expo valutando. Area, but there are also other possibilities that we've taken under consideration. Nel progetto del nuovo stadio abbiamo tentato di fare un percorso differente da quello che solitamente viene fatto da altri club, perché noi non abbiamo ritenuto fondamentale l'identificazione dell'area, ma prima ci siamo preoccupati di quale dovesse essere il concept migliore del nostro stadio futuro, perché noi dobbiamo rispondere a un grandissimo investimento e dobbiamo essere certi che i ricavi siano e of course before we make such a huge investment into a new non solo stadium, ma che ci possa dare uno slancio. We would need to make sure the sustainability of such a project was indeed feasible. Dopodiché, avendo oramai terminato questo lavoro, adesso siamo passati a concentrarci sull'area effettivamente so now, che potrà ospitare the sustainability of the project, we're thinking about where it can be built. There are numerous valutations. Non dipende solo da noi. Se dipendesse da noi, saremmo già pronti a partire con i lavori. Not all of these things depend domani, on us. If it was up to us, we'd already be building. Prima bozza di progetto appunto realizzata anche di progetto proprio di involucro, quindi estetica, realizzata da Fabio Novembre. Fabio Novembre is already working on this project. Dobbiamo anche relazionarci col comune, con la regione, con lo stato e but of course we have to work with the city halls, we have to work with the county councils and we have to work with the government as well.
Volevo innanzitutto chiedere due cose. La prima è, avete fatto, immagino, una valutazione di quante persone contate di Barcellona, è stato detto prima, a un milione di visitatori all'anno. We spoke earlier about how many people visited the Barcelona Museum. Have you got an estimate of how many people you're expecting here at the Milan Museum? Nel suo complesso. Sicuramente sono state fatte delle stime anche in relazione al nostro museo che è lo stadio di San Siro, condiviso con l'Inter. Also, there is the club museum already at the San Siro being shared with Inter Milan. I'm not sure if Jaap has some more direct figures. If I was to give a number for the first year, we're looking for 500,000 people within the first year. But we're working on becoming one of the top 10 attractions for the city of Milan. Of course, there's an enormous job behind that in terms of communication and marketing, etc. Second thing I'd like to ask is, il sorpasso della Juventus nel fatturato ai danni del Milan è un fatto che non succedeva da un po' di tempo. For the first time, Juventus now are making more money than AC Milan. Allo stadio, sicuramente, perché quasi tutte part of which is, of course, connected to the Juventus stadium. Mi pare solo il Paris Saint-Germain non ce l'abbia. Però nel frattempo, mentre non si realizza lo stadio per i tempi e la tempistica di cui lei ha parlato prima, non c'è il rischio che, siccome c'è una corrispondenza evidente, una correlazione tra i risultati e il fatturato, as there's a clear link between how much money you make and how well you play, che poi rischia di non essere più colmabile? Do you see this gap as becoming something that can no longer be bridged? Il sorpasso da parte della Juventus, sicuramente un ruolo importante l'ha avuto il nuovo stadio, un altro obviously, ruolo importante talking about Juventus income, their new stadium had a big impact on that rispetto a quello del Milan, che però a causa della legge Melandri, noi sappiamo che le ripartizioni per quanto riguarda i diritti televisivi sono differenti, e quindi questo, diciamo, che è una delle principali voci che incide su questa differenza. So that's one of the main reasons for the difference in income between the two clubs. Quello che insomma sono le nostre considerazioni su il rapporto tra investimento nella parte commerciale e anche la possibilità di aumentare il nostro fatturato nell'ottica proprio di investire queste risorse nella fase sportiva. Io penso assolutamente che noi ci troviamo in un momento in cui sia bene far sì che la spinta commerciale sia molto concreta. Sicuramente noi in questo momento abbiamo un fatturato molto alto che ci permette di essere in realtà competitivi in Italia. Una buona parte di questo fatturato, più dell'80%, lo destiniamo alla fase sportiva, e quindi questo ci fa pensare anche di poter essere solidi da questo punto di vista. Sicuramente però l'aumento del fatturato è fondamentale per poter competere con la maggior parte dei grandissimi club europei che altrettanto si muovono, quindi sì. The other big clubs. Rapidi, non farsi scappare occasioni importanti e provare a fare di tutto per crescere. And we need to do everything that we can in order to grow. Sì, buongiorno, dottoressa. Lei prima ha accennato, detto la settimana prossima ci sarà un viaggio in Medio Oriente, quindi questo rapporto con. Ms. Berlusconi, you mentioned previously that next week he'll be off to the Middle East. Per motivi commerciali sicuramente, per nuovi contatti, ma resta in piedi la possibilità, di cui si è parlato molto in questi mesi, di una cessione di una quota minoritaria del club, anche per favorire poi gli investimenti, soprattutto relativi allo stadio, ovviamente sarebbe una manovra molto importante. Grazie.
Sì, infatti ho visto che in questi ultimi mesi nei giornali si è parlato molto di cessione del Milan. This has been an ongoing thing in the press in the last couple of months. È un'informazione non corretta, non è perché it's not per quello correct. Che ho detto anche in precedenza, la mia famiglia crede moltissimo in questo my family believes strongly in this asset. Tanti sia a livello di brand che commerciali, both in terms of garantirci branding, anche nei prossimi anni degli importantissimi risultati sportivi. And I think we're going to have some very, very important results over the past next months. Di poter realizzare una partnership. Something different, however, is the realization of a partnership, which could well be possible, ci permetterebbe appunto that would allow us la costruzione to approach the construction of new structures, come ad esempio quella dello stadio, for example serenità, the stadium, with a little bit more serenity. In questo senso devo dire che sicuramente il mio viaggio e i prossimi viaggi che ho in previsione non solo in Medio Oriente ma anche in Asia, the Middle East, but also in Asia, sono viaggi also in America, sì, per ragioni commerciali ma anche will proprio be per done for commercial reasons, se but also sarà possibile se ci sono realtà interessate a creare to test the waters of any possible partnerships. Sì, buongiorno. Mi ricollegavo al discorso dei tifosi, il fatto che Casa Milan sarà aperta ai tifosi. Ecco, negli ultimi mesi, diciamo in questa stagione sportiva, c'è un po' di subbuglio da un certo punto di vista, da un certo spaccato del mondo dei tifosi. Volevo capire. You mentioned earlier that Casa Milan is going to be open for the fans. Questa scollatura che sta avvenendo da parte di un. I'd like to know what you think about the continuing in futuro. Gap between the club and the fans that has opened up this season. Faccio portavoce di una domanda che tanto vorrebbero farle tutti, gliela faccio in modo molto sobrio. Si è parlato di tante sfumature, tante sfaccettature nel suo rapporto con l'altro ministero delegato della società. Volevo capire al momento. I would like to know more about your relationship with Adriano Galliani, which is rumored not to be too positive. Adriano Galliani in questo momento. My relationship with Adriano Galliani is extremely positive. C'è stato un confronto anche duro di visioni. We've discussed our respective visions for the club. Long discussions have taken place, but now we have a common intent and objectives. Our relationship is, of course, constructive. As regards the fans, posizioni e sentimenti che vanno rispettati. There are points of view and, of course, feelings and sentiments that have to be respected. Tifosi milanisti, ci sia sempre il desiderio costante di veder vincere la squadra, to see the team win, appunto che possa conquistare per noi tutti quelli che sono i successi, anche a causa delle ottime abitudini che i nostri given tifosi, given the team's history, I think that's understandable. We've made a habit of winning in the last few years. Anche questo tipo di diatribe e di attriti verranno smorzati. Noi stiamo lavorando moltissimo, stiamo lavorando anche per loro e quindi mi auguro che ci possa for the benefit essere of the fans, presto una riconciliazione, and I'm anche there will grazie be a reconciliation sometime soon. Spero il Milan riesca ad ottenere da qui in avanti. Of course that will depend on the results that the team get. Buongiorno, una domanda per drammatizzare. Il suo avvicinarsi al calcio credo che gli abbia dato una popolarità piuttosto trasversale, insomma. You're moving into football seems to have improved your popularity. Anche lei è diventata, come dire, ha ispirato un'imitatrice in una trasmissione trovata dalle vostre reti. Quindi le chiedevo, ecco, se comic impersonations come of yourself on Italian television. Offesa o divertita, insomma. Do you feel more offended io or amused by such things? Conferenza stampa, così potrò dare a Francesca Macri un sacco di spunti nuovi e interessanti per perfezionare la mia imitazione. L'ho trovata divertentissima. I'm happy to be here at this press conference, as I'll be able to give more material to that comic, but of course there's no real bad blood or anything like that.
Allora, buongiorno dottoressa. Volevo chiederle se è vero che la sua famiglia perde 50 milioni di euro l'anno. Is it true that your family loses 50 million euros a year? Quanto puntate su questo progetto per recuperare queste perdite? Seconda domanda, ha detto di essersi emozionata insomma per questa prima Casa Milan project. Volevo chiederle se presto si emozionerà anche per una conferenza come futura candidata alle europee. And also if there's any possibility that you will be moving into European politics. Io capisco che lei sta facendo il suo lavoro e lo rispetto assolutamente, però abbiamo fatto una scelta di voler tenere questa conferenza stampa concentrata sulla presentazione di Casa Milan e quindi as regards possible move into politics is not something I wish to discuss. We were here to speak solely about Casa Milan. Per quanto riguarda invece la sua domanda, me la rifà per favore. La prima domanda era, l'altro giorno è uscito un articolo sulla Gazzetta in cui si diceva che suo padre avesse detto sei infelice tu per i risultati del Milan, figura di io che ci perdo 50 milioni di euro l'anno. The Berlusconi family loses every season through the club. Per rilanciarvi magari da quel punto di vista. Allora, devo dire che no, negli ultimi due anni siamo riusciti a contenere le perdite in modo significativo. Maintain the losses that the club were making in a very significant level. Sostanziale pareggio sicuramente rispetto a quelli che erano stati i risultati degli anni. In the last two years we're almost balancing the books. Ovviamente con la mancata qualificazione di Champions. Next season is going to be a little bit tougher as we're not going to be through to the Champions League. Pensiamo che i risultati si possono essere molto differenti e penso che fosse a questo. But within the future we would hope for quite different results, but nevertheless it is true that this is my family has supported this club financially at a very very high level. Come lei anche ha detto e come io ho cercato di spiegare, ovviamente non potrà essere un'iniziativa commerciale. But there's no single commercial initiative that's going to change everything for the club. Insieme di tutte le iniziative commerciali che vogliamo all of us working together through various projects, all projects, all initiatives, speriamo possano effettivamente incrementare i risultati del nostro fatturato e quindi dare can help the club financially e anche magari serenità a fine investor da questo punto di vista. Can also provide a little bit of serenity towards a fin investor. Tenevo a fare un'ultima considerazione, una considerazione che secondo me è molto importante proprio perché vi ho accennato quando ho parlato delle ragioni per cui abbiamo deciso di trasferirci in questa nuova sede da Via Turati, a cui eravamo molto affezionati, a alcune problematiche di tipo logistiche. Una problematica principale era quella che noi non avevamo più spazio perché 1500 metri quadri. As I mentioned earlier, there was just no space available in Via Turati. Nella nostra realtà, nel nostro club, era oramai molto poco. Quindi abbiamo deciso di trasferirci in questa nuova sede per poter crescere, e crescere vuol dire assunzioni, crescere vuol dire appunto permettere. So we moved here in order to be able to grow, and to be able to grow of course that means hiring new people. Di conseguenza questo progetto è un progetto che prevede l'assunzione di una ventina, tra le 20 e le 30 persone che verranno so a lavorare within Casa noi, Milan museo, we'll store, be creating 20 to 30 new da jobs. Oggi pomeriggio sarà possibile inviare il proprio curriculum and from this afternoon you'll be able to Milan, send your CVs to AC Milan to the club's official website and we'll take those under consideration. A proposito di assunzioni, Barbara, c'è un'altra domanda che forse... Regarding employment, Barbara, there's another question. Una persona che ha bussato spesso a queste porte è Paolo Maldini. Lei pensa Paolo Maldini is someone, ex-player, who's always knocked on the door, if you like, looking for work within the club since he stopped playing. Io credo che is there going to be something here for him? Barbara Berlusconi replies that, of course, he's a club legend. Ci sta dimostrando il suo sostegno. And of course he's always shown his support for the club, taking part in various charity initiatives, veterans, games, etc. Con Paolo io ho avuto occasione di parlare I've spoken with Paolo on many occasions. Del mondo del calcio, we spoke about the football world, da un punto di vista tuttavia molto generale, quindi but only in very general terms. Potrebbe anche essere auspicabile sempre there's definitely a possibility se lui volesse insomma portare il suo contributo he wanted to give his contribution to the club.
The door is definitely not closed.